Buongiorno a tutti e do subito il benvenuto ad Annalisa Dall'Asta. Buongiorno Annalisa. Buongiorno, grazie. Annalisa, lei è preside di una scuola primaria, la scuola di Edith, che ha sede a Parma. Allora, quello che mi ha colpito subito di questa scuola, parlando con genitori, bambini che la frequentano e studiando, documentandomi sul vostro sito internet, è questa impostazione molto particolare e speciale, cioè una scuola che è impegnata nel far lavorare, fra virgolette, i bambini sull'apertura. Il proprio cuore sull'apertura alla gioia propria, ma anche alla gioia dell'altro. E questo lo trovo veramente molto, molto bello da parte vostra. Una scuola, ho visto, che è basata sullo sviluppo delle competenze e competenze di cittadinanza. So che avete svolto parecchi lavori in questa direzione. Ci vuole dire qualche cosa di questi progetti? Allora, parto dall'inizio. Una scuola che definisce il piacere di imparare un po' come la base dell'apprendimento, per cui i bambini, prima di tutto, prima di apprendere, devono stare bene. Quindi stare bene a scuola, stare bene con gli altri, stare bene con le maestre, con gli adulti di riferimento. Quindi per noi creare un clima di accoglienza, un clima sereno in cui ciascuno, ciascuna si senta bene nel proprio ruolo e consapevole delle proprie capacità, delle proprie competenze, è importantissimo. Quindi lavoriamo affinché ciascuno raggiunga al massimo le competenze di cui è portatore e portatrice. Quindi una scuola che valorizza maggiormente per far questo la collaborazione rispetto alla competizione, per cui non diamo voti e adesso le scuole sono tutte invitate un po' a rivedere anche il concetto della valutazione. Noi già da prima, in prima e in seconda, non davamo voti numerici, ma solo definivamo appunto raggiungimento delle competenze. E questo è già qualcosa che caratterizza la nostra scuola, non solo la nostra scuola, però sicuramente è qualcosa di importante, ecco, che Certo. cambia molto il nostro fare scuola. Certo. E senta, rispetto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, c'è qualche cosa che vogliamo mettere in evidenza, ricordare, qualcosa che avete fatto quest'anno con i bambini, qualcosa a cui tiene? Allora, sicuramente per noi le competenze di cittadinanza, le competenze trasversali, le chiamiamo così, sono importantissime. Abbiamo diversi item proprio in pagella, quello che per le altre scuole è il comportamento, per noi si declina in tantissimi atteggiamenti e competenze. In particolare, sono 2 anni che lavoriamo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e anche a partire dalla Laudato Si' di Papa Francesco. Ci siamo ispirati a un progetto chiamato Io Posso, Sì. è un progetto che nasce in capo alla FIDAE, alla Federazione delle Scuole Cattoliche, e che ha le sue origini in India. Kiran Mirseti ha individuato questa metodologia chiamata Design for Change, per cui i bambini come promotori del cambiamento, quindi capaci di portare un cambiamento sociale, un cambiamento nel contesto in cui vivono. Quindi abbiamo lavorato con questa metodologia che prevede 4 tappe: sentire i problemi,
immaginare un cambiamento, agire il cambiamento e condividerlo. Quindi faccio un esempio molto semplice, ogni classe, a partire da un obiettivo dell'agenda 2030, ha immaginato un cambiamento molto concreto per la nostra scuola. La classe quarta, che ha lavorato su la vita sulla Terra, ha proposto di abolire bottigliette di plastica e quant'altro e realizzare la borraccia della scuola. E questo è stato fatto. I bambini hanno venduto le borracce e quindi abbiamo realizzato questo cambiamento fin nella condivisione finale con le famiglie. Sì. E così ogni classe ha agito qualcosa di molto concreto. Sì. La quinta ha realizzato un giornalino della scuola, il tema era la pace e la giustizia e tema povertà e fame, quindi declinando ciascuno obiettivi dell'agenda 2030. Questo è un esempio molto concreto. Sì. Sì, infatti in un primo contatto con lei è stato messo proprio in evidenza un altro principio chiave della vostra pedagogia, quello di insegnare ai bambini la capacità di poter reimmaginare il mondo, e i progetti a cui lei ha fatto accenno ne sono proprio l'esatta spiegazione e realizzazione pratica. Passerei a un altro elemento. Ho visto che la famiglia è molto importante, cioè è un agente che collabora in modo attivo con la scuola, con la dirigenza, con i docenti, con tutto il personale scolastico, perché ritenete che sia un apporto fondamentale. Sì, è così, non si cresce da soli, si cresce con a fianco diversi adulti di riferimento. E la famiglia sappiamo che è il principale agente educativo dei bambini e delle bambine, quindi non si può prescindere per fare un buon lavoro con i bambini dal rapporto fiduciario di sostegno reciproco tra scuola e famiglia. Noi abbiamo bisogno delle famiglie per fare un buon lavoro educativo e le famiglie hanno bisogno della scuola per educare i loro figli in una linea condivisa. Ecco, io credo che questo sia fondamentale. E i bambini percepiscono quando questa alleanza è reale, vera e sentita, e quando invece ci sono situazioni, come dire, o conflittuali o comunque delle discrepanze. Quindi le famiglie entrano nella scuola, partecipano sia negli organismi di partecipazione, ma a volte anche oltre. Penso al lavoro straordinario che le famiglie fanno nella nostra scuola sulla biblioteca scolastica, quindi inseriscono i libri nel nostro portale online, partecipano ai progetti di sostegno all'incremento della biblioteca, quindi ogni anno partecipiamo a Io Leggo Perché. E anche adesso, in questo momento di grandi cambiamenti per la scuola, diciamo che il Consiglio d'Istituto ha individuato alcuni gruppi di lavoro affinché le famiglie possano sostenere anche questo passaggio, diciamo, difficile che riguarda tutta l'emergenza coronavirus. Ecco. Sì, sì. Quindi per noi è importante, sicuramente. Certo, certo. In conclusione, la dimensione emotiva, la dimensione sociale e spirituale, anche questo è una caratteristica saliente che fa proprio parte della vostra azione. Ci vuole salutare commentando proprio queste caratteristiche fondamentali nello sviluppo di un essere umano? Allora, ritorno all'inizio. Sì. La dimensione emotiva, spirituale per noi è importante, siamo anche una cooperativa di ispirazione cristiana, ma credo che non sia solo questo, ecco, sia il pensare davvero che siamo
un tutt'uno, non si impara solo in maniera cognitiva, ma si impara con tutto noi stessi, e la parte emotiva sappiamo bene, le neuroscienze ce lo dicono, che è fondamentale. E quindi si impara, se si sta bene, in tutte le dimensioni che riguardano il nostro essere. Per noi la parte spirituale credo che si traduca molto anche con il nostro, così, con il fatto che diamo molta importanza anche alla musica. E alla scuola di Edith si entra col buongiorno musicale, quindi si Bellissimo. Entra con un brano che accompagna l'ingresso a scuola. Sembra una cosa piccola, però si entra, come dire, entrando in una dimensione che non è solo quella del dovere e dell'imparare, come dicevo, cognitivamente, ma si entra con uno sguardo anche a un oltre che la musica credo ben rappresenti, ecco. Mi trova totalmente d'accordo. Io la ringrazio tantissimo per averci concesso il suo tempo e le auguro buon lavoro. Grazie altrettanto. Grazie, arrivederci. Adesso, come sempre, devo interrompere la registrazione. Ecco.